nella scorsa lezione, un paio di lezioni fa in realtà, avevamo visto il teorema fondamentale del calcolo integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale dice che, lo ripeto, se f di x è l'integrale tra x di f piccolo di t di t, f diciamo è continua in un punto x con 0, allora f' di x con 0 è uguale a f di t. Ma questo ci diceva in particolare che se io devo calcolare l'integrale tra a e b di f piccolo di x in dx, dove f è una funzione continua, questo è uguale a f di b meno f di a, che è uguale a g di b meno g di a, dove g è una qualunque primitiva di f piccolo, cioè tale che la derivata di g faccia f piccolo. Oh, questo discorso è molto importante perché ci consentiva nella pratica di andare a calcolare l'integrale mediante la ricerca di una primitiva. Allora, quello che è la ricerca di una primitiva lo chiamiamo integrale indefinito. Integrale indefinito. Ricerca di una primitiva, cioè di una funzione g tale che g o di tutte le funzioni g, perché naturalmente noi opereremo su dei connessi e lì le primitive sono uniche a meno di una costante additiva. Ok, quindi quando noi l'integrale indefinito lo indichiamo senza indicare gli estremi di integrazione. Quindi quando diciamo che questo è uguale a f grande di x più c, questo vuol dire se solo se f' di x uguale f di x. L'importante però è che quando troviamo la primitiva e andiamo poi a, innanzitutto la f piccola deve essere continua perché possa funzionare il teorema, e poi si può applicare soltanto su insiemi connessi. Questa è una definizione. Ora abbiamo poi visto un primo metodo per andare alla ricerca diciamo di queste primitive. Un primo metodo di integrazione era quello di integrazione per parti. Quindi se io devo fare l'integrale di f piccolo g grande in de x, questo qua è uguale all'integrale f grande g grande meno l'integrale di f grande g piccolo di x, dove f grande è di classe c1, f grande primo uguale f, e g grande è di classe c1 e g grande primo uguale g. Questo è banale perché questo ci dice se solo se la derivata di f grande g grande è uguale a f piccolo g grande più f grande g piccolo, perché io porto questa integrale a sinistra e allora dire che l'integrale di f piccolo g grande più f grande g piccolo uguale a f grande g grande vuol dire che la derivata di f grande g grande è uguale a f piccolo g grande più f grande g piccolo. Ma questo è vero perché siccome f grande è una primitiva di f piccolo, g grande è una primitiva di g piccolo, e la regola di derivazione del prodotto ci dice che effettivamente questo è. Quindi questa è la mia integrazione per parti. Questo qui
relativamente all'integrale indefinito, perché relativamente all'integrale indefinito non l'avevamo scritto ancora. Se lo vogliamo diciamo scrivere per l'integrale definito, basta aggiungere gli estremi di integrazione, cioè l'integrale tra a e b di f piccolo di x, g grande di x, in x, è uguale a f grande di x, g grande di x, valutato in b meno il valore di questa funzione valutato in a, meno l'integrale tra a e b di f grande. Ok, quindi questo è, l'abbiamo già visto, l'abbiamo già applicato qualche, per calcolare qualche integrale, no? Questo è un metodo. Andiamo a vedere qual è l'altro metodo, anzi pilastro portante, che ci servirà per il calcolo esplicito degli integrali quando questo è possibile, cioè il teorema che riguarda il cambiamento di variabile per le funzioni di una variabile. Allora, per semplicità, vabbè, allora il discorso è questo qui: io devo andare a fare l'integrale tra c e d di f piccolo x in dx, ok? Poi suppongo di avere un'applicazione gamma da un intervallo AB sull'intervallo CD che sia invertibile. Non solo, gamma deve essere di classe C1 di AB e gamma meno 1 deve essere di classe C1 su CD. Un'applicazione del genere si chiama diffeomorfismo. Continua insieme alla sua inversa, si sarebbe chiamata omeomorfismo. Però siccome pretendiamo che sia di classe C1, la chiamiamo difeomorfismo. Ora, se vi ricordate, dovreste sapere che tipo di applicazione è. Un'applicazione del genere è monotona. È monotona e la derivata quindi deve avere segno costante. E non è mai nulla. La derivata ha sempre segno, per esempio, positivo se la funzione sale o negativo se la funzione scende. La funzione inversa, cioè la derivata dello stesso tipo, perché se vi ricordate la regola di derivazione della funzione inversa, gamma primo calcolato in un certo punto per la derivata di gamma meno 1 calcolato in gamma in t deve fare 1, quindi noi abbiamo t gamma di t e abbiamo gamma primo di t. Poi abbiamo, qua lo chiamiamo x gamma meno 1 di x. Allora, gamma meno 1 primo calcolato in gamma di t per gamma primo di t deve fare questo per il teorema di derivazione dell'applicazione. Quindi se ne deduce che né questa derivata né questa derivata possono mai fare, oppure se preferite scriverlo gamma meno 1 derivato calcolato in x per la derivata di gamma calcolato in gamma meno 1 di x deve sempre fare. Quindi
capite benissimo che la derivata di gamma meno 1, né la derivata meno 1 né la derivata di gamma possono mai fare 0. In verità, quando sto per andare a dire, vale anche in un qualche caso più generale. Per esempio, quando andremo a fare il cambiamento di variabili, potremmo usare per esempio la funzione seno tra 0 e pi greco mezzi. La funzione seno tra 0 e pi greco mezzi sale, è invertibile, l'inverso della funzione arcoseno, però la funzione seno nel punto pi greco mezzi c'è la derivata che vale coseno di x, che in pi greco mezzi vale 0. Cioè, in realtà sugli estremi questa condizione si può rilassare, cioè si può non pretendere che la funzione, diciamo, praticamente deve essere, va bene anche se è c1 sulla parte interna e continua fino sugli estremi. Però diciamo, noi per semplicità dimostriamo il teorema in queste ipotesi, anche se poi lo applicheremo in situazioni in cui è sempre vero, però diciamo in cui dovremmo fare dei piccoli ragionamenti per applicarlo. Allora, cosa dice questo teorema di cambiamento di variabili? Allora, dice che, lo riscrivo un po', dice che se io devo fare l'integrale tra A, tra C e D, scusate, di F di X in dx, questo è uguale all'integrale tra A e B di F di gamma di T per gamma primo di T in valore assoluto in dt. Oppure anche l'integrale tra gamma meno 1 di C e gamma meno 1 di T di F di gamma di T gamma primo di T in dt. Quindi avete a disposizione due formule. Potete scegliere quella che più vi pare, però in realtà la formula più significativa è questa. E questa formula metterà poi in analisi 2 una generalizzazione a caso del più variabili. Ok? Oh. Prima di dimostrare questo teorema andiamo a, diciamo, cercare di inquadrarlo, come dire, metterlo nel nostro, diciamo, strutturarlo nel nostro nelle conoscenze che già abbiamo. Allora, sostanzialmente noi cosa facciamo? È come stiamo facendo la sostituzione x uguale gamma di t. Allora, se x è questa funzione di t, chi è dx in dt? Con questo simbolo noi generalmente usiamo la derivata, possiamo indicare la derivata, quindi deve essere gamma primo. Allora vedete che quello che era dx qui diventa gamma primo di t dt, cioè è come se io avessi portato questo dt di là. Ok? Naturalmente però questo non è una dimostrazione, è soltanto un discorso mnemonico, cioè se x è uguale a gamma di t, dx è gamma primo di t dt. Quindi mi serve a ricordare la formula. Ovviamente quando x uguale a gamma di t, A è uguale a gamma di chi? A gamma
di gamma, scusate, c uguale a gamma di chi? A gamma di gamma meno 1 di c. Quindi, dove qui c'era c, qui bisogna mettere gamma meno 1 di c, e qui bisogna mettere gamma meno 1. Vedremo poi che qui ci devo mettere a o b a seconda se gamma prima è positivo o negativo. Adesso andiamo a fare. Allora, qual è la dimostrazione? La dimostrazione è abbastanza semplice, perché come la dimostrazione della formula di integrazione per parti si basava sulla formula di integrazione del prodotto, la dimostrazione della formula di integrazione per sostituzione o di cambiamento di variabile, come si voglia chiamare, è basata sulla derivazione della funzione composta. Allora, noi andiamo a prendere questa funzione qui. Allora, diciamo, sia f grande una prima, allora f grande la si prende continua, questo non l'ho scritto ma bisogna scrivere, f grande è continua su c. Allora, per ipotesi, se f piccolo è continua su cd, avrà una primitiva. Quindi sia f grande appartenente a c1 di cd, tale che f grande primo è uguale a f. Per esempio la funzione integrale. Allora, noi sappiamo che l'integrale tra c e d di f piccolo di x in dx, sappiamo che questo è uguale a f grande di d meno f grande di c. Questo lo sappiamo. Però andiamo a fare considerare la funzione f grande composto gamma. Allora, cosa significa? Dobbiamo applicare prima gamma. Gamma porta AB su CD, è una funzione biunivoca, quindi questa qua va da AB a valori in R. Allora, noi sappiamo che l'integrale tra A e B della derivata di f composto gamma, devo usare un'altra variabile perché se x varia tra c e d, la variabile che varia tra a e b la voglio indicare con t per non creare confusione, questo a chi sarà uguale? Sarà uguale a f composto gamma valutato tra a e b. Un po' di spazio qua, dovrebbe bastare per concludere la dimostrazione. Ma la riscrivo quest'uguaglianza. Quest'uguaglianza mi dice che l'integrale tra A e B di f', ma la derivata di f grande chi è? F piccolo di gamma di t per gamma primo di t. Quindi io ho fatto la derivata usando la regola di derivazione della catena, della funzione composta. Ho fatto la derivata di f grande, l'ho calcolata in gamma di t, per la derivata di gamma calcolata in dt. Questo è uguale a f di gamma di b meno f di gamma di a. Ma questo chi è? È uguale a f di d meno f di c se gamma primo è positivo, invece è uguale a f di c meno f di d, questo nel caso in cui gamma primo sia sempre minore di 0. Se vi ricordate, gamma è una funzione monotona, quindi ha due possibilità: o gamma primo è sempre maggiore di 0 o gamma primo è sempre minore di 0. Se gamma è sempre monotona crescente, che vuol dire? Che gamma di a andrà a finire in c e gamma di b andrà a finire in d. Se nel momento in cui la funzione è suggettiva, gamma del primo estremo dovrà andare a fine nel primo estremo dell'intervallo di arrivo,
ma in questo caso gamma di b vale d, gamma di a vale c, e quindi questo viene f di d meno f di c. Viceversa, se gamma primo è negativo, questo viene f di c meno f di d. Allora vedete che a questo punto la tesi si ottiene semplicemente, io dico che il teorema è finito, perché? Perché la tesi si ottiene semplicemente raffrontando quello ottenuto, diciamo, questo e questo. Perché? Allora, vedete, se gamma è crescente, gamma meno 1 di c è uguale ad a, gamma meno 1 di d è uguale a d, e quindi qua mi viene f di d meno f di c, che è uguale, sta scritto qua, all'integrale tra c e d, e quindi questo è uguale a questo. Qualora gamma sia decrescente, allora qua mi viene l'integrale tra d e c, scusate, tra d e da. Però l'integrale tra b e a, per definizione, si pone uguale quando l'estremo superiore è minore dell'estremo inferiore. L'integrale non avrebbe senso, l'integrale tra 5 e 3 per convenzione si pone uguale all'opposto dell'integrale tra 3 e 5. Quindi se qua, se gamma è decrescente, questo viene b, questo viene a, ma è come dire meno l'integrale tra a e b. Ma cosa veniva qui? Qui veniva f di c meno f di d. Allora quel meno, vabbè, lo scrivo perché sennò verba mola. Facciamo il caso allora, l'integrale tra c e d di f di x in dx è sempre uguale ad f grande di d meno f grande di c. Adesso supponiamo che gamma primo sia positivo. Allora, l'integrale tra gamma meno 1 di c e gamma meno 1 di f di gamma di t, gamma primo di t in dt, è uguale all'integrale tra a e b di f gamma di t, oppure se preferite qualunque caso, questo a che cosa è uguale? No vabbè, scriviamo meglio così, uguale integrale tra a, tra c, tra a e b, scusate, di f gamma di t, gamma primo di t in dt, uguale f di gamma di t meno f di gamma di a. Ma qui usate un'altra volta il fatto che gamma è crescente, vi trovate questo punto. Viceversa, questo se gamma primo è positivo, se invece gamma primo è negativo, che vuol dire? Che l'integrale tra gamma meno 1 di c e gamma meno 1 di f di gamma di t, gamma primo di t in dt, stavolta è uguale all'integrale tra b ed a di f di gamma di t, gamma primo di t in dt. Ma questo per definizione è uguale a meno integrale tra a e b di f di gamma di t, gamma primo di t, dt. Questa è una definizione, lo stesso qua, una convenzione se preferite. Ma nel caso che gamma prima era minore di 0, avevamo già fatto il conto che quello veniva f di c
meno f di t. Allora vedete che se non ci mettevo questo meno non mi trovavo con il segno, ma siccome c'è questo meno, questo qua riporta a posto il tutto, e quindi questo qua. Quindi sia nel caso che gamma primo sia positivo che nel caso che gamma primo sia negativo, le cose funzionano. Poi faremo degli esempi concreti. Avvio la parola, chiaramente con i segni si può impicciare, invece se uno lo scrive si evita ogni tipo di confusione. Perché vale anche questa formula? Questa formula è un altro modo di dire le cose, perché vedete, se gamma è crescente, allora gamma prima è positivo, o ci metti valore assoluto, non ce lo metto, non fa nulla, qua però mi viene A e qua però mi viene B e si trova. Se invece gamma primo è negativo, qua c'è da gamma primo a valore assoluto di gamma primo c'è un segno meno. Però se gamma era decrescente, gamma primo di C viene B, gamma primo di D viene A, quindi per girare gli estremi ci vuole un altro segno meno, i due segni meno si cancellano. Quei due integrali sono un'altra volta. Quindi potete preferire la scelta che vi pare. Cioè, quando andate a fare la sostituzione, x uguale gamma di t, x primo di t, diciamo dx uguale gamma primo di t dt, mnemonicamente, e poi però, o diciamo, il fatto che gamma sia crescente o decrescente viene tenuto, quel fatto viene tenuto conto dalla controimmagine degli estremi c e d, e allora non avete bisogno di mettere il valore assoluto qua, oppure qua ci mettete A e B senza stare a vedere se gamma è crescente o decrescente, però qua ci mettete il valore assoluto in maniera tale che se è crescente ci troviamo, se è decrescente poi ci troviamo. Chiaro? Facciamo adesso degli esempi. Supponiamo che io voglia fare l'integrale tra 0 e 1 di e alla x in dx. Questo qua so che è e alla x calcolato tra 1 e 0 e quindi viene e meno 1. Questo già lo so. Allora, cosa voglio fare? Voglio fare la sostituzione x uguale seno di t. AB sarà l'intervallo che va da 0 a pi greco mezzi. Allora, la funzione seno di t da 0 a pi greco mezzi è crescente, quindi gamma di t è uguale a seno di t, gamma primo di t è uguale a coseno di t. Gamma meno 1 di t è uguale ad arcoseno di x. Questa funzione la devo definire sull'intervallo 0, 1. Attenzione che gamma meno 1, scusate, di x, gamma meno 1 primo di x è uguale a 1 fratto la radice di 1 meno squadro, che però perde significato nel punto 1. Quindi non siamo perfettamente nelle ipotesi del teorema del cambiamento di variabili. Fa qualcosa? Non fa niente. In realtà il teorema di variabili, il cambiamento di variabili va anche in questo caso, cioè vedete la funzione, queste due funzioni, gamma e gamma meno 1, sono continue su tutto l'intervallo. La funzione gamma è crescente, la funzione gamma meno 1 è crescente pure lei. L'unica cosa che succede è che perde una delle due derivate, perde significato in un estremo.
Perché? Perché la derivata di seno, cioè che era coseno, in di greco mezzo vale 0. Questo qua è consentito, va bene qua. Il teorema vale anche in queste cose. Ok. Allora, questo integrale a chi viene uguale? Questo integrale viene uguale all'integrale tra 0 e y mezzi di e elevato alla seno di t per coseno di t in dt. Quindi, il problema qual è? È come vogliamo usare questo teorema per gli esercizi. Cioè, questa integrale era facile da calcolare, veniva e meno 1. È chiaro? Adesso, andando a fare questa sostituzione, so che e meno 1 viene anche questo integrale. Però io non è che parto da questo e arrivo a questo. È il contrario, cioè normalmente mi trovo davanti a un integrale che sta scritto per esempio così. Allora cosa faccio? Devo riconoscere che se pongo questo uguale x di t, gamma di t, questo non è altro che gamma primo di t dt. Allora faccio la sostituzione in genere la faccio al contrario, cioè io ho l'integrale scritto così. Allora, riconosco che questo è gamma di t, riconosco che davanti c'è un altro pezzo che è esattamente gamma primo di t dt, e allora qua ci vado a mettere e alla questo gamma di t lo chiamo x e gamma primo di t lo chiamo dx. Qua chi ci devo mettere? Gamma di 0 che fa 0, e qua chi ci devo mettere? Gamma di pi mezzi che fa 1. Quindi il teorema lo applico, ma al contrario, cioè parto da destra e arrivo a sinistra. E chi arriva a sinistra? Perché poi questo integrale è facile da fare e fai più. Quindi io parto da questo integrale che a priori non è banale da fare, ma riconoscendo il fatto che qui ci sta la derivata esattamente della funzione seno, allora la funzione seno la chiamo x, questa è x' è dx, chiama più di t, e quindi ottengo il risultato. Naturalmente uno dice, vabbè, però devi anche controllare che la funzione che hai sostituito, cioè la funzione gamma di t, sia una funzione invertibile, cioè che sia una funzione crescente oppure decrescente. Certo, però normalmente tu puoi fare anche in modo di avere, eventualmente spezzare il tuo integrale su vari pezzi dove le varie sostituzioni siano crescenti. Poi faremo degli esempi. Ok. Ok, facciamo un altro esempio. Supponiamo di voler fare l'integrale tra 0 e 1 della funzione arco tangente di x in dx. Allora, per poter fare questo integrale adottiamo prima una tattica di integrazione per parti. Questo qua è x, allora prendo f piccolo uguale a 1 e g grande uguale all'arco tangente di x, quindi qua mi viene x per l'arco tangente di x valutato tra 1 e 0 meno l'integrale tra 0 e 1 di x per la derivata dell'arco tangente che è 1 fratto 1 più x quadro di x. Ok? Quindi abbiamo questo risultato. Allora, qua quando ci metto 1 mi viene pi greco quarti, quando ci metto 0 mi viene 0, e
poi cosa mi viene qua? Meno. Allora qui cosa facciamo? Io vado a fare la sostituzione 1, vado a fare la sostituzione 1 più x quadro uguale y uguale gamma di 1 più x quadro. Ok? Gamma di x, scusate, uguale 1 più x quadro, uguale x. Così. Questa è la sostituzione che devo fare. Per quale motivo faccio questa sostituzione? Perché dy in dx chi è esattamente 2x, cioè dy è uguale a 2x dx con la regola mnemonica che mi sono dato. Quindi questo qua diventa meno l'integrale in dy mezzi, perché x dx non è altro che dy mezzi, di che cosa? Di 1 su y, perché y era 1 più x quadro, e adesso devo andare ad aggiornare gli estremi di integrazione. Allora, quando x vale 0, 1 più x quadro vale 1, e qua ci devo mettere gamma di x, perché se vi ricordate sto applicando il teorema al contrario. Quindi gamma di 0 fa 1, gamma di 1 fa 2, perché 1 più 1 al quadrato fa 2. Quindi qua cosa mi viene? Mi viene y quarti meno 1 mezzo, chi è la primitiva di 1 su y? È il logaritmo di y, valutato tra 2 e 1. Quindi qua mi viene y quarti meno 1 mezzo logaritmo 2. Se preferite, se voi prendete, volete controllare le prime volte, se prendete adesso la funzione logaritmo di 1 più x quadro e la chiamate un mezzo logaritmo 1 più x quadro, la chiamate f grande, la derivata di f grande chi è? È un mezzo 1 fratto 1 più x quadro per 2x, quindi f grande è esattamente una primitiva di questa, quindi l'integrale tra 0 e 1 di 1 fratto x fratto 1 più x quadro di dx si può fare direttamente come un mezzo logaritmo di 1 più x quadro valutato tra 0 e 1. Allora questo qua viene un mezzo logaritmo 2. Quando lo andate a sostituire vedete col meno davanti diventa y quadro meno un mezzo logaritmo 2, e quindi vedete che tutto. Ok? Questi piccoli cambiamenti di variabile, diciamo, devono diventare in qualche modo automatici. Vedete che io faccio più fatica a scrivere il cambiamento di variabile che è applicato, che in qualche modo qua la primitiva, insomma, si vede che è logaritmo, è un mezzo logaritmo non più. Ok? Quindi questo integrale qui, per esempio, se lo volete indefinito, semplicemente sarà, se lo vogliamo fare indefinito, lo rifacciamo, lo stesso integrale indefinito come si fa? Si fa in quest'altro modo, si scrive l'integrale dell'arco tangente di x in dx è uguale a x per l'arco tangente di x meno l'integrale di x fratto 1 più x quadro in dx uguale x per la cotangente di x meno, adesso pongo
y uguale 1 più x quadro, poi mi viene 1 su y per dy mezzo. Quindi questo mi viene x al cotangente di x meno 1 mezzo logaritmo di y più costante uguale, adesso mi ricordo che y è uguale a 1 più x quadro, quindi qua mi viene x al cotangente di x meno 1 mezzo logaritmo di 1 più x quadro più la costante arbitraria che viene dal fatto che stiamo ricercando una primitiva e le primitive differiscono a meno la costante arbitraria. È chiaro? Adesso uno dice, ma si può controllare tutto questo? E certo, basta fare la derivata di questo e vedere che viene al fatto. Andiamo a fare la derivata di questo. Come si fa la derivata? Viene arco tangente più x per la derivata dell'arco tangente che viene 1 più x quadro 1 fratto 1 più x quadro. Poi qua mi viene meno 1 mezzo 1 fratto 1 più x quadro per 2x. La derivata ci viene 0. Adesso 2 e 2 si semplifica. Questo si semplifica e rimane arco tangente. Questa è F grande e questa è F grande. Quindi questo teorema è il teorema centrale che ci serve per andare alla ricerca delle primitive. Perché molto spesso la primitiva non si vede automaticamente, ma bisogna fare un percorso per andare a trovare. Questo non significa, ripeto, per la 50ª volta, che se la primitiva non si trova in maniera esplicita non ci sia. Qualunque funzione continua ammette, è integrabile secondo Riemann, quindi ammette primitive di classe C. Anche se queste primitive non si riescono a spostare. Tutto questo discorso è di estrema utilità quando questo ci aiuta a trovare la primitiva. Se non ci aiuta a trovare la primitiva, l'integrale si farà, diciamo, in modo approssimato con la definizione oppure con altri metodi per serie, vedremo in analisi 2 in altro modo. È chiaro? Ok, allora facciamo una piccola pausa.